Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo col dire che oggi è un'uscita sbagliata. È già partita male e lo sapevo purtroppo già da ieri. Infatti oggi è domenica, di solito esco di sabato. Non sono uscito ieri perché avevo visto che oggi ci sarebbe stato un calo termico abbastanza importante ed effettivamente c'è stato, perché dove mi trovo adesso ci sono circa meno 4 gradi, meno 5, ho visto anche in alcuni punti anche meno, ma c'è stato un enorme problema e me ne sono accorto già ieri mattina purtroppo. Infatti c'è stato un forte calo termico, ma si è anche abbassata l'umidità tantissimo. Infatti stanotte l'umidità era al 30%, nonostante le basse temperature nessun albero ha brina sopra. E in realtà era quello che cercavo oggi. Invece ieri sarebbe stata una bella giornata, anche se per un breve tempo, perché ha dato proprio una spolverata di neve esattamente dove volevo andare io. Quindi, come appena detto, questa è un'uscita nata sbagliata. Però quando stavo per parcheggiare nel posto in cui sarei dovuto andare, mi è venuta in mente una cosa. Mi è venuto in mente di tornare a trovare questo bellissimo albero e mi sono chiesto: e se avesse ancora le foglie? Ed effettivamente ce le ha. E come vedete qui c'è ancora un po' di neve di ieri. In parte si è sciolta perché qui siamo leggermente più in basso di dove volevo andare. Però ancora c'è. E la mia speranza è che esca il sole e che illumini l'albero e tutte le sue bellissime foglie colorate. Succederà? Non lo so, perché in questo periodo dell'anno non so come si orienta il sole. Intanto mi piazza e compongo un po' l'immagine. È vero che è un'uscita rimediata, però se la luce illuminasse l'albero al momento giusto, che il sole non è ancora troppo duro, perché in realtà oggi il cielo è completamente terso, quindi la luce è piuttosto netta, non è diffusa, però se lo colpisse a breve, perché ha albeggiato da circa mezz'ora, quindi ancora è accettabile, si sta un po' raffreddando la luce, diciamo, però se a breve lo colpisse potrebbe venire una foto davvero interessante. Il sole sta iniziando a illuminare adesso l'albero. Ancora 10-15 minuti e direi che ci siamo. Intanto vi faccio vedere la composizione. Composizione semplicissima. Ho cercato di posizionare l'albero in maniera di dare un pochino di contesto alla scena, riprendendo comunque un po' di primo piano con la poca neve che è rimasta, però cercando di ridurre il più possibile il cielo. Probabilmente proverò anche ad abbassare ancora un pelino, perché come detto il cielo terso non è proprio l'ideale, però se si illumina bene l'albero dovrebbe riuscire a compensare la mancanza del cielo. Credo di essere riuscito a rigirare questa mattinata nata un po' in modo sbagliato. Adesso farò ancora qualche scatto qui intorno, ma ormai la luce è piuttosto dura. Magari con un teleobiettivo si riesce ancora a fare qualcosa. Oggi mi sono portato soltanto questo che ho adesso, che arriva a 200 mm e non so se sia sufficiente. Potrei essermi portato a casa soltanto uno scatto oggi, ma direi che mi basta. Voglio prendere questa occasione per farvi vedere anche la post-produzione. Ci vediamo in studio. Ed eccoci in studio, dove sono riuscito a liberare un po' gli scatoloni, anzi non ne ho più finalmente, infatti c'è un gran eco, dovrò lavorare un po' in post-produzione per l'audio, però come vedete qui c'è anche un po' più di ordine sulla scrivania, ancora migliorabile ma sta prendendo forma piano piano.
ora qui ho completamente vuoto e quello ci vorrà ancora parecchio tempo, ma ci lavoreremo piano piano. Come detto, in questo caso voglio farvi vedere anche la post-produzione di questa fotografia, cosa che cercherò di fare anche in futuro, dove magari ne valga la pena, per farvi vedere qualche dietro le quinte anche per la post-produzione, che magari vi può servire e vi posso anche dare qualche consiglio. In questo caso specifico la post-produzione è semplicissima, quindi non potevo iniziare a fare dei video di post-produzione con una fotografia più semplice da post-produrre. Le immagini fatte quella mattina sono molto semplici da elaborare, anche perché non c'è nient'altro oltre alla luce diretta del sole dell'alba. Infatti il cielo è azzurro, monocolore, lo sfondo aveva giusto quella leggerissima foschia che si crea nelle lunghe distanze in collina, ma non c'è molto su cui lavorare a parte un discorso di luci e ombre, di contrasti rispetto alla luce del sole diretto e delle ombre dure che si sono create. Ok, l'illuminazione naturale non era più sufficiente, ho dovuto attaccare una luce. Visto che questo è il primo video dove vi parlo anche di post-produzione, mi sembra anche doveroso farvi una piccola introduzione su come io gestisco la post-produzione. Infatti penso di fare leggermente diverso rispetto a quello che viene mostrato sugli altri canali YouTube. In primis io non utilizzo praticamente mai Photoshop o affini, nel senso che le mie immagini cerco di farle il più possibile, fino a che è possibile, all'interno dei software di elaborazione RAW. Inizialmente, anni fa, ero partito con il pacchetto Adobe, dove utilizzavo inizialmente Camera RAW e poi a seguire Lightroom, ma negli anni, soprattutto quando iniziai ad utilizzare anche Fujifilm, mi resi conto che c'erano alcune cose che non mi andavano bene, sia nello specifico per l'elaborazione RAW di Fuji, ma anche per altre cose. Sicché ho iniziato a provarne tantissimi, per fortuna ce ne sono parecchi, soprattutto ne sono nati parecchi negli ultimi anni, li ho provati quasi tutti, e alla fine quello che ho preferito, che con cui mi trovo meglio, è Capture One, dove riesco a ottenere il risultato che voglio, dove ho un ottimo controllo del colore, delle varie impostazioni, mi piace come vengono gestite le varie impostazioni, ma soprattutto hanno introdotto delle cose, probabilmente prese anche da altri software, come stanno facendo un po' tutti, che però mi permettono di gestire l'immagine come voglio io, anche se in realtà Lightroom ha introdotto delle funzioni che ha Capture One e viceversa. Stanno cercando di avvicinarsi un po' tutti, dove trovano delle funzionalità chiaramente che gli utenti preferiscono utilizzare e con cui si trovano meglio. Come nel mio caso, attualmente mi sto trovando bene con Capture One e riesco ad ottenere i risultati che voglio. In fondo è quello l'importante. Non è il software, quale software è, l'importante è capire dove lavorare. E se il software ci aiuta e ci permette di ottenere il risultato che vogliamo in maniera più semplice e veloce, ben venga. Passando all'immagine da post-produrre di questo video, anzi in realtà sono due perché ancora non ho deciso quale delle due preferisco, noi ci concentreremo su una, che è questa. Qui la vedete già completa al 99%, diciamo. Ci sarebbe un altro passaggio, magari ve lo faccio vedere dopo. Come vedete non c'è molto su cui lavorare, a parte un semplice gioco tra contrasti di parti illuminate e parti scure. Vi faccio vedere l'immagine originale. Questa che vedete è l'immagine originale. Qui vedete a sinistra com'era il RAW e qui a destra vedete com'è l'immagine che ho elaborato io. Qui vedete in questa parte tutte le maschere che ho applicato o i pennelli. Qui vedete chiaramente, a parte il bilanciamento del bianco, che in questo caso è da scaldare, perché quando ho scattato la foto la macchina era in automatico, quindi probabilmente ha preso il colore da qualche parte, probabilmente qui
in questo grigio, in questi grigi medi che di solito è da dove prende la macchina il colore, però chiaramente il bilanciamento del bianco era molto freddo, infatti vedete qui la poca neve che c'era in primo piano è blu. Visto che non ci sono troppi passaggi da fare, vi faccio vedere l'elaborazione da zero, cerco di riprodurre l'elaborazione che ho già fatto. Quindi, come dicevo, partiamo principalmente con il bilanciamento colore, che basta scaldare fino a questo punto qui, dove chiaramente la parte in ombra deve rimanere un po' fredda, un po' tendente all'azzurrino, però come vedete le parti illuminate hanno già cambiato nettamente colore, anche perché il cielo non era così blu, non era così blu tutta la scena. Ovviamente lo scopo dell'elaborazione è cercare di riprodurre quello che effettivamente era nell'ambiente, ma che la nostra macchina non è riuscita a riprendere nel momento dello scatto. Ed è anche per questo che esistono i file RAW, che permettono di avere della materia grezza, letteralmente, su cui lavorare e cercare di dare sia il nostro tocco personale, ma anche di correggere le mancanze delle macchine fotografiche. In questo caso, in primis, il bilanciamento del bianco. Come dicevo, qui non c'è molto da fare, perché non voglio alzare l'esposizione, almeno non in maniera generica. Il contrasto assolutamente non vado a toccarlo, in questo caso che il contrasto è già estremamente netto, visto che ci sono delle parti molto illuminate, delle parti molto scure, anche se non sono completamente nere. La luminosità potrei anche lavorarci un po' come la saturazione, ma ci andiamo punto per punto. Innanzitutto tolgo un po' di chiarezza, perché già nell'immagine ci sono delle parti molto contrastate che potrebbero portare a delle problematiche dopo, durante l'elaborazione. Principalmente io mi concentro, almeno per questa foto qui, nelle curve. Nella curva si riesce a fare molto della post-produzione. In questo caso qui ancora di più, penso che sia lo strumento più importante da gestire. Le alte luci in questo caso vanno bene, quindi qui non le tocco, però queste luci qui che sono medie, infatti vedete che qui c'è un picco, è quello che mi fa risaltare un po' l'immagine, quindi voglio aumentarle. Voglio aumentarle, però chiaramente questo mi toglie del contrasto. Questo mi ha alzato la parte che mi interessa, ma mi ha anche alzato molto le ombre, quelle medie soprattutto, non quelle più scure, che però facendo così mi ha tolto molto contrasto. Io voglio cercare di rimetterglielo, ma non voglio metterne troppo. In questa parte qui, che mi piace, creo un punto fisso. Poi magari sulle curve faccio un video dedicato. Creo un punto fisso, potrei alzare ancora un pochino qua, e poi mi abbasso qui, ma non troppo. Vedete che già è abbastanza. Se mi abbassassi oltre la linea, guardate come il contrasto diventa troppo netto, diventa brutto, sinceramente brutto. Quindi bisogna tenere un po' qua in alto. Ok. E già così è migliorata. Vi faccio vedere prima e dopo, solo con la curva. Questa è solo l'azione della curva. Come vedete, ho dato più illuminazione, una distinzione più netta dell'albero rispetto allo sfondo, mantenendo però il contrasto qui con le ombre. Vedete qui il contrasto, l'ombra è rimasta grosso modo la stessa, ma sono riuscito in questo caso a dare più illuminazione alla scena. Fatto ciò, si può anche lavorare sui valori tonali. Questa linea controlla le aree medie, qui scurisce e schiarisce, questo le aree scure e questo le alte luci. In questo caso qui, in questa scena, non sarebbe male alzare le alte luci, ma solamente sull'albero, perché facendo così, a parte che vedete qui si creano delle aree bruciate, ma anche questo cielo
è completamente bruciato. Quindi bisogna fare dei movimenti delicati per non cercare di rovinare l'immagine. Innanzitutto voglio schiarire un pochino il tutto, quindi schiarisco un pochino, non tanto, e rimetto un po' di ombre per cercare di aumentare il contrasto, come dicevo. Guardate, ho aumentato leggermente il contrasto, ma non ho rovinato le luci qui dell'albero. Un pochino posso giocare con le alte luci fino a un certo limite. Ok, direi che mi posso fermare qui, adesso non mi preoccupo di queste piccole aree. Bisogna anche guardare qua nei dettagli, guardate qui nei dettagli, purtroppo si crea, quindi non c'è molto da fare. Qui si possono limitare le alte luci, quindi è un'altra parte che si può, dove si può lavorare. E io fino adesso ho lavorato solo su questi due strumenti e vediamo attualmente come siamo col risultato. Diciamo che è già abbastanza. Ora invece voglio passare un po' più sul dettaglio, perché questo cielo qui così assolutamente non mi piace. Ah, c'è anche una macchionina qua di polvere. Iniziamo a togliere la macchionina di polvere. Tolta la macchionina di polvere. Adesso passo a sistemare un po' il cielo. In questo caso utilizzo una nuova funzione di intelligenza artificiale per la selezione di alcune maschere, in questo caso il cielo. Poi gli do una rifinitura che mi migliora i bordi, soprattutto qui con le montagne dietro. E infine sulla stessa maschera gli applico un pennello, che voi direte, ma così mi prende anche le foglie. Chiaramente mi prende anche le foglie, però in questo caso se io applico una gamma luma, ok, io posso escludere tutte le parti di una certa tonalità e in questo caso spostandomi, togliendo praticamente tutte le aree più scure, rimangono soltanto le aree chiare, che in questo caso sono il cielo. Il cielo è stato selezionato, ha creato una bella sfumatura anche qui intorno, quindi adesso posso applicare le regolazioni solo sul cielo. Sto esagerando per farvi vedere: esposizione, contrasto, temperatura colore. Togliamo la sovraesposizione che sennò non vedete. La temperatura colore per fare un bellissimo cielo color ciano o fare un cielo orrendo grigio. In questo caso qui, semplicemente per ridurre un po' di alte luci, dare un minimo di colore, perché non voglio fare molto. Infatti vedete, le differenze sono marginali. Rinomino la maschera, così per evitare di avere confusione. Creo un ulteriore livello e in questo caso mi occupo del primo piano e anche delle parti più scure che ci sono qua. Utilizzo sempre la maschera intelligenza artificiale, che può anche essere non utilizzata in questo caso qui, basterebbe semplicemente utilizzare il pennello e non ci sarebbero problemi, ma se qualcosa mi velocizza il lavoro lo utilizzo. In questo caso funziona perfettamente, bisogna chiaramente giostrarsela un pochino, poi dopo se ci sono delle parti che non ci vanno bene ci sono sempre i pennelli correttivi, le gomme, scusate, quindi posso benissimo cancellare dove non mi serve e lasciare dove invece mi serve. Anche in questo caso qui faccio una rifinitura che mi permette di migliorare i miei bordi. Perfetto. In questo caso l'esposizione devo alzarla, come anche un po' le ombre, senza esagerare, chiaramente. Ecco, così direi che già va abbastanza bene. Voglio aumentare un pochino il lavoro qua, sul tronco,
per lasciare un po' di texture del tronco che sennò non si vede, e direi che questa parte va benissimo così. Ora invece mi concentro sulla parte centrale, qui mettiamo primo piano. Adesso mi posso concentrare un po' di più sulla parte centrale, anzi c'è questa parte qui, creo un nuovo livello, c'è questa zona qui che anche di là non mi piaceva, è molto meno contrastata, c'è un po' di foschia chiaramente perché è la zona più lontana. In questo caso lo strumento rimuovi foschia è quello che vi semplifica in assoluto questa operazione qui, perché fa molte operazioni già di suo, però un po' di contrasto in aggiunta e un po' di nero oltre a correggere il colore freddo della foschia in lontananza. In questo caso qui do una correzione aggiuntiva col pennello, senza esagerare, per coprire anche le parti qui dove ci sono le foglie e un po' di sfumature qua. Come vedete, anche questa è una piccola modifica, ma che fa la sua differenza. Perfetto, io pensavo di aver registrato già almeno un'altra mezz'ora di video, io la post-produzione l'ho finita, ma in realtà la macchina non stava registrando. Perfetto, non so esattamente a che punto ero arrivato, ho riguardato l'ultima ripresa, secondo me penso che fossi in questo punto qui, dove stavo parlando di questa zona qui per togliere un po' di foschia, cosa che ho fatto. Mentre ora passerei ai pennelli. I pennelli mi permettono di lavorare mirato esattamente dove voglio applicare l'effetto. Quindi partiamo con il recupero delle ombre, perché voglio recuperare un po' di ombre qui nell'albero, tenendo sempre d'occhio l'esposizione per non rovinare, per non rischiare di rovinare l'immagine. Voglio recuperare un po' di ombre qui tra le foglie, ma soprattutto da questo lato. E nel tronco per cercare di mantenere un po' di trama, anche qua, perché no, qui un po' troppo, qui un po' meno, per recuperare un po' questa parte che sembra tagliata, ma è semplicemente l'ombra che si è creata con la collina. Poi voglio schiarire con Dodge qui le fronde degli alberi. Guardate già solo con questi due pennelli come è migliorato. Poi anche qui un po' nella parte centrale, che questi bellissimi alberi illuminati al mattino, qui no perché è già abbastanza illuminato, vediamo solo con questi due, questa è le ombre e questo il Dodge, guardate come cambia. Adesso voglio scurire un pochino quelle ombre lì, quindi utilizzo Burn poco, non voglio scurirle troppo, giusto per aumentare un po' di contrasto lì, no? E appunto per il contrasto voglio aumentarne un pochino qua in questa zona di qua, forse qui, ecco qui sì. Qui secondo me va già bene, controllo nel dettaglio, sì, c'è un po' di parti bruciate leggermente, adesso in questo caso qui c'è solo qualche puntino nelle foglie, posso anche andare a lavorare sul livello generale per togliere qua un po' di bianco e di alte luci, oltre che a lavorare qua nei valori, vediamo se riusciamo a farli rientrare, gioco un po' qua con i valori, ok, sono riuscito un pochino, potrei anche aumentare un pelo
di colore, che secondo me direi che ci sono. Vediamo un po' il confronto con la prima variante. Sì, ci assomiglia. Qui avevo lavorato un po' meglio sulle parti di contrasto e avevo schiarito un pochino qua, questa parte qui, che comunque posso sempre fare così. Ecco, quindi già inizia a assomigliarci probabilmente di più. Qui era tutto un pochino più morbido, qui probabilmente ho giocato un po' troppo coi contrasti, qui mi è venuta decisamente meglio. Comunque un'immagine non sarà mai perfetta, cioè non verrà mai perfetta alla prima. Di solito io come elaborazione preferisco sistemare grossolanamente un'immagine o anche con qualche dettaglio, però poi lasciarla riposare un po', nel senso di non finirla lo stesso giorno che l'ho presa in mano per la prima volta. Magari aspetto 2-3 giorni, una settimana, per riguardarla in un secondo momento con un altro sguardo, con degli altri occhi che magari sono più critici e riescono a notare dei particolari che in quel momento, mentre state elaborando l'immagine, non ve ne rendete conto. O magari fate un'elaborazione troppo spinta in alcuni punti, in quel momento non la notate, però riguardando l'immagine noterete subito se ci sono delle problematiche, anche delle più fini. Io un'immagine di solito la riprendo minimo 2 volte, ma quelle un po' più complicate anche 3 o 4, dipende caso per caso. Sicuramente più si va avanti, più è lavoro di fino, magari rimuovere una funzione o correggerla leggermente. Comunque qui il risultato è già abbastanza buono. L'ultimo passaggio da fare, in questo caso utilizzerò la prima variante, quello che avevo già elaborato, volevo applicare un leggero effetto di illuminazione che viene definito Orton, che normalmente con Affinity Photo, non so se l'avevo detto nella prima parte col fatto che si è cancellato il video, comunque lo ridico, io utilizzo Affinity Photo invece che Photoshop. Questo effetto si può applicare sia con Affinity che con Photoshop, però va fatto manualmente, bisogna appunto creare dei livelli, lavorare sulle curve, su della sfocatura, per cercare di creare questo effetto di illuminazione morbido. Ultimamente sto provando Luminar Neo, che per queste cose qui è perfetto. Infatti mi crea degli automatismi che mi semplifica di molto la lavorazione. Qui l'effetto Orton, basta andare sulla funzione della modifica strumenti bagliore, selezionare l'effetto Orton e qui c'è un semplicissimo cursore che, muovendolo, applica di più o di meno l'effetto Orton, che come vedete è questo effetto qui che crea un po' di morbidezza nella luce. Applicato, poi dopo uno decide quanto, chiaramente esagerando diventa eterea, sinceramente è orrenda. In questo caso qui penso che 10 vada bene. Con questo semplice movimento del cursore mi ha salvato minimo 5 minuti di lavoro, perché dover esportare l'immagine, no, 5 minuti magari no, qualche minuto di lavoro, perché dover esportare l'immagine, aprire il programma, fare i livelli, eccetera, qualche minuto me lo salva. Chiaramente anche qui devi aprire il programma, ma è semplicemente basta caricare l'immagine e poi si possono anche applicare altre funzioni a volte. Adesso questo lo tolgo. A volte semplicemente utilizzo Migliora, che applica genericamente maggiore contrasto, però non è globale, viene applicato abbastanza bene, chiaramente sempre con parsimonia, può migliorarvi l'immagine velocemente. Fa una specie di revisione dell'immagine e applica una miglioria su tutta l'immagine, quello che fareste voi magari appunto riguardando l'immagine 2-3 giorni dopo. Quindi se vi può piacere si può applicare semplicemente con questo cursore, qui vedete la differenza, ha applicato leggermente un po' di contrasto di qua di là, che effettivamente ci può anche stare. Miglioracielo non lo utilizzo normalmente,
E poi, una volta che avete fatto quelle lavorazioni lì, come dicevo, con l'effetto Orton che va a concludere la lavorazione dell'immagine. Quindi abbiamo migliorato ulteriormente l'immagine che già avevamo fatto. E questo è il mio ultimo passaggio che sto applicando con le mie foto. Adesso non sempre applico l'effetto Orton in base all'immagine che devo elaborare, però in questo caso credo che ci stia abbastanza bene e questo programma mi sta aiutando in questo. Come dicevo all'inizio del video, io se trovo un sistema che mi semplifica le lavorazioni, ben venga, intelligenza artificiale e quant'altro. Magari farò un video dedicato più avanti. Luminar lo stavo già provando, adesso avete visto soltanto due minime funzioni, perché lo utilizzo in questo caso qui soltanto alla fine della post-produzione, ma io lo stavo già utilizzando da un po' di tempo, lo stavo tenendo d'occhio perché mi piace provare programmi che magari mi aiutano. Poi sono stato contattato direttamente dalla Software House parecchio tempo fa in realtà, però non mi ero mai deciso perché non avevo il tempo di dedicarmi al programma. Poi mi hanno ricontattato recentemente e ho deciso di aprire una collaborazione con loro. Vi lascio qui sotto i link di riferimento dove potete cliccare per provare, anche soltanto per provare il programma, e se volete potete acquistarlo con le promozioni che ci sono attualmente, che sinceramente non mi ricordo, ve le lascio scritte di sotto. Con questo direi che la post-produzione di questa immagine si è conclusa. L'immagine poteva venire sicuramente meglio, ma per le condizioni che avevo e per la situazione in cui mi sono trovato, sono abbastanza soddisfatto. Quest'albero l'avete già visto in un altro video, ma sicuramente, come avevo già detto, tornerò a trovarlo più volte perché voglio vederlo in tutte le sue vesti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace e magari lasciate un commento qui sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!